Sit-in del coordinamento Salviamo gli alberi di Pescara, in strada per dire no al taglio di 58 piante per l'ampliamento di via Pantini nei pressi della Pineta d'Annunziana, più volte chiamato in causa Giovanni Damiani. Allora, io sono stato dirigente al comune di Pescara nel 2008 e 2009. Il 31 luglio del 2009 ho cessato l'incarico. In questo periodo, tra le altre cose, nel comune di Pescara, ho coordinato la redazione del piano di assetto naturalistico. Questo piano non è mai stato né approvato dalla Giunta né tantomeno finito in Consiglio, per il motivo legato alle vicende giudiziarie dell'allora sindaco Luciano D'Alfonso e per il fatto che la Giunta in carica, presieduta da Camillo D'Angelo, vice sindaco, non poteva fare atti di questo tipo, ma curare solo l'ordinaria amministrazione. Motivo per cui si limitarono a una presa d'atto perché, ritenendo il lavoro fatto pregevole, volevano che restasse agli atti. Il piano attuale, che viene 12 anni dopo questa vicenda, è profondamente rimaneggiato. Basta leggere la testatina di questo piano dove ci sta scritto che tra tutti quelli che ci hanno lavorato, Giovanni Damiani, redattore della bozza di piano del 2009, per i soli aspetti che riguardano l'ecologia, la storia della Pineta e il problema delle zone umide, cioè del laghetto. Tutta la testata reca chiaramente il fatto che è stato il comune che ha redatto quel piano e non ha più, di cui io non sappiamo più niente. La verità è che quindi noi con questo piano non c'entriamo nulla. Tuttavia, il piano vigente non prevede questi tagli, ma prevede l'adeguamento di via Pantini, del piano precedente, per un ampliamento da questa parte, per il motivo molto semplice, perché la Pineta, la riserva, non finisce dove c'è la recinzione, che è precedente all'istituzione della riserva. La riserva ha i suoi confini qui, dove stiamo parlando in questo momento, al di fuori di questa fascia alberata, di questo arboreto. Quindi la differenza sostanziale tra ciò che era stato previsto nel 2009 e che è stato recepito anche nel piano vigente e il progetto di strada pendolo è che la strada pendolo che vogliono fare sta dentro il confine della riserva. Viceversa, tutti gli altri piani e quello vigente prevedono che non si tocchi, non si elimini una parte di riserva. C'è una delibera della giunta presieduta dal sindaco Carlo Masci che dice che la strada doveva essere fatta a ridosso della recinzione. Noi mai avremmo progettato la diminuzione della riserva.